tutti, Roma e il cinema a Roma. È un'Italia degli anni 50, post-guerra. La gente ha voglia di vivere, di ballare, di divertirsi, di non pensare. Ma un'Italia anche un po' povera. È l'Italia del film Poveri ma belli del 1957. La regia è stata di Dino Risi e tra gli attori principali Marisa Alassio, Maurizio Arena, Renato Salvatori, Lorella De Luca e Alessandra Panaro. Di che parla questo film? Allora, innanzitutto è il primo di una trilogia. Abbiamo Poveri ma belli, Belle ma povere e Poveri miliardari. Allora, ci sono due ragazzi, Romolo e Salvatore. Questi due sono molto amici, si conoscono da quando sono bambini. Abitano a Piazza Navona. Un giorno, loro sono, diciamo, dei Don Giovanni, ragazzi che sono sempre appresso alle giovani. Un giorno però conoscono Giovanna, una bellissima ragazza, la nipote del sarto, e tutti e due iniziano a corteggiarla. Quindi che succede? Inizia un po' una rivalità tra loro due amici e la mattina va a Romolo per farsi fare un paio di pantaloni da Giovanna e il pomeriggio invece nello stesso negozio ci va Salvatore perché si vuole far fare una camicia, ma i due non se lo dicono. Così Giovanna, che è un poco furba, decide di dargli appuntamento ad entrambi, lo stesso posto e la stessa ora. Beh, che cosa succede? Che lei gioca con tutti e due e chiaramente la loro amicizia un po' ne risente, inizia un pochino a scricchiolare. Romolo finalmente, dopo un po', si fidanza con Giovanna, ma la loro storia non durerà molto. Perché? Perché dopo poco Giovanna capisce che Romolo non è il ragazzo che fa per lei e decide di dare una possibilità a Salvatore. Quindi si fidanza con entrambi gli amici. Ma a un certo punto lei inizia a pensare al suo ex, Ugo, e quindi che succede? Che tra i due litiganti il terzo gode, quindi lascerà entrambi, quindi lascerà anche Salvatore per tornare dal suo ex. I due amici soltanto in quel momento si rendono conto di quanto sia bella e quanto sia importante l'amicizia, al di fuori di ogni ragazza. Ma poi scoprono un'altra cosa, che la sorella di Romolo è innamorata di Salvatore. E indovinate, la sorella di Salvatore è innamorata di Romolo. E così le due coppie si scambiano, si scambiano le coppie di fratelli e vissero per sempre felici e contenti. Insomma, questo è quello che ci vuole far credere la fine di questo film. Allora, innanzitutto, questa è la classica commedia, la classica storia dove il galletto, anzi i galletti, vengono presi in giro dalla pollastra. Immaginatevi quindi questa ragazza nel clima degli anni 50, anche proprio fisicamente, quindi prorompente, procace. Loro spesso andavano allo stabilimento sul Tevere, quindi con questi costumi da bagno streminziti, fiocchi in testa, culotte a quadretti o a righe, i ragazzi con il pacchetto di sigarette girato nella manica della camicia. E comunque in tutto questo c'è sempre una freschezza di battute, sono sempre situazioni scanzonate, c'è sempre voglia di fare festa e c'è questa gag continua. E quindi il film rispecchia un po' la ricerca degli italiani della felicità, l'allegria, la voglia di spensieratezza e quindi le storie di amore, dei nuovi negozi anche, quindi si vede il negozio di elettrodomestici, il negozio di dischi e anche dei bagnini che all'epoca avevano, insomma, erano dei personaggi abbastanza importanti e ammiccanti nella cultura dell'epoca. Dunque, parlando di Roma, la casa dei ragazzi e il negozio dove lavora Giovanna si trovano a Piazza Navona, si trovavano e oggi passeggiando si possono vedere i portoni. Dove Giovanna darà appuntamento ad entrambi i ragazzi è a Piazza della Pace, quindi davanti alla chiesa di Santa Maria della Pace. Romolo lavora al negozio di elettrodomestici dello zio, che si trova in piazza Empiscimla, quindi a Trastevere.
E poi invece Salvatore fa finta di gettarsi da un ponte e questo ponte è il Ponte Flaminio, quindi quello che noi oggi chiamiamo il viadotto di Corso Francia. La prima produzione non voleva né questi attori né questa regia, doveva essere regia di Carlo Ponti, che è stato il marito di Sofia Loren, e i protagonisti devono essere Walter Chiari e Ugo Tognazzi per i due amici e chiaramente Sofia Loren come Giovanna, come la protagonista. Le scene che sono fatte nello stabilimento, quindi quelle del circolo che si chiama La Ciriola, anzi che si chiamava, sono le stesse scene, lo stesso luogo dove sono state girate anche le scene del film Vacanze Romane. E nel 1987, purtroppo, La Ciriola, il Ciriola, la Ciriola, non me lo ricordo, sotto Castel Sant'Angelo è affondata e quindi non esiste più da più di 20 anni. Il primo manifesto del film prevedeva che la protagonista, quindi Giovanna, Marisa Alassio, fosse di schiena, quindi con il suo bel fondo schiena in vista, ma venne censurata. E tutta la pellicola, diciamo che all'epoca la Chiesa la definì troppo trasgressiva e troppo peccaminosa, quindi hanno avuto anche un po' di problemi. Io però vi consiglio di vederla perché è veramente uno spaccato della società dell'epoca, ma soprattutto è molto divertente con questa ironia semplice, questa semplicità che forse noi abbiamo perduto e magari ci piacerebbe un domani ritrovare. Ci vediamo nel prossimo video con un altro film che parla di Roma, che parla della nostra città. Ciao!